non tace, e oggi non abbiamo intenzione di tacere. Chi vuole la pace non tace. Proviamo a dirlo insieme. Uno, due, tre. Chi vuole la pace non tace. Ancora una volta. Chi vuole la pace non tace. Bravissimi, ottimo. Molto bene. Siamo convinti che ce n'è sempre più bisogno. La pace non ha colore, se non quelli del bandierone. Ogni colore, tranne il nero, è un colore bellissimo. Ogni colore vuol dire pace, vuol dire un animo pulito, vuol dire stare in serenità, vuol dire dare una mano al proprio fratello. Questa è la pace. Non vogliamo più la guerra, non vogliamo più i litigi, non vogliamo più la violenza. Cerchiamo la pace in assoluto. Anche se sembra difficile, bisogna lottare e continuare a cercare la pace. E tutto può solo partire da noi, e in modo particolare da voi, perché voi siete il futuro. Voi siete le future generazioni che governeranno questo paese, che lavoreranno, che cercheranno la pace, che odieranno la guerra, che odieranno la violenza, che cercheranno la fratellanza. Queste non sono parole che dico io, ma sono scritte da secoli, anche nel DNA dell'uomo. La pace è necessaria, non ne possiamo fare a meno. Ricordatevelo, ragazzi, per piacere, ve lo chiedo per piacere. E adesso devo ringraziare non solo voi, i vostri insegnanti, le dirigenti scolastiche, naturalmente, l'amministrazione che ci ha permesso di occupare gli spazi, i vigili urbani che ci stanno assistendo, i volontari del GEF, la Padana Soccorso, anche l'amico Zero che ci dà la possibilità di far sentire la nostra voce. Questa marcia della pace è stata organizzata sì dal Circolo Acli con le scuole, ma per fortuna abbiamo trovato l'appoggio di tante persone, ma proprio di tante. E poi lo vedrete anche quando andremo agli Amici del Po. Ci sono delle lavagne preparate che ci ricordano che la pace non è soltanto uno slogan, ma la pace consente di lavorare in serenità e in giustizia. La pace non è oppressione. E proprio per questo io volevo ringraziare ancora la Proloco, la Padania Acque che ci darà la possibilità di dissetarci, il CPIA, Casa Paola, Fotocine Germani, Antonio Amendola, Andrea Sabadini, tutti gli insegnanti e dirigenti delle scuole, Antonio La Montanara. Queste sono tutte persone che hanno permesso, insieme ai volontari di Acli Casalmaggiore, lo svolgimento di questa bellissima manifestazione. Adesso, perché poi vi porto veramente all'ombra, ci sarebbe qualcuno che vuol cantare una canzone veloce sulla pace. Allora, chi deve cantare? Vico Bello!